Ciao a tutti, sono Barbara Clavis, sono una delle istruttrici dell'Associazione Sportiva Dilettantistica Time Out. La nostra associazione è stata creata 21 anni fa, abbiamo la sede legale a Ciriema, la sede operativa e la scuola elementare Gazzera di Devesi. Svolgiamo le nostre attività dal lunedì al venerdì negli orari preserali e serali e spaziamo nel settore fitness e settore danza. Settore fitness, tutto quello che comprende l'attività aerobica musicale, cioè lo zumba, l'aerobox, lo step, poi c'è la parte più curativa che è il pilates, il mix fit e quant'altro. E poi c'è il settore danza, dove quella diciamo più presente da anni con i tre livelli, la danza orientale, il Latin show, l'hip hop per i bambini e il country. Questa sera abbiamo fatto il nostro consueto saggio spettacolo annuale, normalmente lo si fa a giugno di ogni anno e abbiamo partecipato veramente in tante, perché delle nostre allieve ce n'erano quasi una cinquantina di adulti, 13 bambini e poi noi istruttori e più ragazze esterne della danza orientale. Ci siamo divertite molto, diciamo che ci aspettavamo un pubblico un po' più caloroso, invece era un po' freddino, e comunque speriamo che si siano divertiti e che abbiano passato comunque con noi una bella serata. In più avevamo un ospite d'eccezione che è la Sartoria La Malvestita di San Francesco, che è Adelina Ferrone, la titolare, la stilista. Ha fatto tre interventi tutta la serata, uno nel primo tempo, uno nel secondo, con il finale dell'abito da sposa con le damigelle. Io sono Mari e insegno Pilates all'associazione Time Out di Devesi e oggi abbiamo fatto una specialità sul Pilates usando il ring. Il Pilates è molto curativo, va a migliorare la nostra postura, togliere i dolori alla schiena e sciogliere anche i muscoli, allungarli, quindi vi invito a venire a provare il Pilates. Ciao, io sono Angie, insegnante di danza orientale. Insegno ormai da 10 anni la disciplina della danza orientale e la danza del ventre, adatta ad ogni tipo di età. Questa sera ho proposto al pubblico di Robassomero più specialità della mia disciplina. Avete potuto vedere il Saidi, che è un ballo particolarmente maschile, adattato a noi donne. Poi abbiamo visto un Bollywood, che è l'Hollywood ma indiano, abbiamo visto i ventagli, i veli, il mio solo, dove propongo tre discipline diverse, e poi il finale su Mamma Mia per ricordare quello che è stato il tema di quest'anno, il vintage. Tutte le nostre coreografie sono ovviamente accompagnate dal nostro percussionista, che è Diego Cortassa, quale va a scuola dal maestro Tarek Awadallah, che è uno dei percussionisti più famosi del mondo. Vi aspettiamo al 23 di settembre, l'apertura dei nuovi corsi. Non abbiamo limiti d'età, quindi vi aspetto sia dai 5 anni in su fino ad arrivare ai 70. Buona danza a tutti! Ciao a tutti, siamo Carlito e Elisa, abbiamo una scuola di ballo a San Francesco al Campo in Piazza San Francesco d'Assisi numero 5. Questa sera ci siamo esibiti qui con l'ASD Time Out, una palestra con la quale collaboriamo ormai da 2 anni. Abbiamo presentato dei pezzi di zumba, dei pezzi con dei bambini e soprattutto abbiamo cercato di riproporre in maniera rivisitata il ballo finale del film Dirty Dancing, che tutti voi ricorderete, con il grande Patrick Swayze. Bene, lascio la parola a mia sorella Elisa. Ciao a tutti, come già ha detto Carlo, abbiamo una scuola di ballo, dei corsi a San Francesco al Campo e niente, questa sera siamo qui riuniti insieme all'ASD Time Out facendo un piccolo spettacolo di fine corsi e abbiamo appunto riproposto il ballo finale di Dirty Dancing, quindi un mambo rivisitato, naturalmente non può essere identico all'originale,
E niente, altre cose da dire, veniteci a trovare, noi vi aspettiamo nella nostra scuola, i nostri corsi. Facciamo latino, americano, caraibico, zumba, reggaeton e hip hop, sia per adulti che per bambini. Vi aspettiamo, grazie. Ciao. Ciao. La galia, esto es para la farandulera que tiene doble personalidad. Salve a tutti, sono Adelina Ferrone, la proprietaria della Malvestita di San Francesco al Campo. Questa sera sono qua grazie alla gentile disponibilità di Barbara Clavis dell'associazione Time Out di Devesi per far sì che i miei modelli siano visibili per tutti quanti. La mia azienda si propone di passare dal bozzetto cartaceo alla confezione totale di un abito secondo i gusti e le misure della cliente. Quindi venite a trovarmi in via Torino 71, San Francesco al Campo, Torino. Grazie. Il cavallo di battaglia della sfilata della Malvestita di questa sera è l'abito da sposa che indossa Rosa, un abito con corpetto e gonna con strascico di 3 metri fatto in taffeta di raso con corpetto impreziosito da Swarovski e perline, un abito che lei ha indossato il giorno stesso del suo matrimonio già anni fa. È andato tutto bene, siamo molto stanche. Io ringrazio di cuore tutte le nostre allieve, sia del settore fitness che della danza orientale. E cosa dire, finalmente le prove estenuanti sono finite. E di grinta però ce n'è ancora tanta, di voglia di fare altrettanto. Adesso ci prepareremo nei prossimi 15 giorni, perché domenica 30 giugno siamo stati invitati dall'associazione Devesi per festeggiare i santi Pietro e Paolo, che sono i patroni della frazione di Devesi. Quindi la domenica 30 giugno avremo il nostro gazebo nel pomeriggio e poi dalle 16 alle 16.30 c'è il nostro spazio per poter fare le nostre esibizioni sul palco nel centro di Devesi. Vi aspettiamo numerosi, un bacione a tutti, grazie.